e personalmente provo una grande emozione nel ripercorrere indietro fino al limite del ricordare e arrivare a quella serata di Madrid, e quando così annunciai questa formazione: Galli, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Causio, Graziani. Naturalmente i nostri giocatori indossano le maglie con i numeri che portavano quella sera a Madrid. Ecco, vengono presentati uno per uno, innanzitutto i quattro per cui è stata organizzata la festa, i quattro che danno l'addio al calcio. Avete visto Tardelli, Causio, ecco Scirea, ed è pronto Claudio Gentile. Sono i quattro che ufficialmente lasciano il calcio in questo pomeriggio, dopo aver tanto dato alla nazionale e alle loro squadre di club. Di fronte a loro ci sarà una rappresentativa del resto del mondo, e qui questo, siccome rappresenta il calcio di oggi nei confronti del calcio immediatamente trascorso come quello di Madrid, per me la formazione della legge Bruno Pizzul. Il resto del mondo scenderà in campo in questo schieramento. In porta Pfaff, belga, con il numero 2 Tarantini, argentino, tuttora in attività, gioca in Svizzera, a Ginevra. Con il numero 3 Breitner, tedesco. Con il numero 4 Karl-Heinz Förster, pure tedesco. Con il 5 Falcao, brasiliano. Con il 6 l'austriaco Pezzai, attualmente in forza al Tirol. Con il 7 un altro beniamino del pubblico italiano, Zivi Boniek, che prima di arrivare alla Roma, proprio su questo stesso terreno di gioco con la Juventus, tanta stima e affetto riuscì a meritare. Poi con il numero 8 il brasiliano Junior, che attualmente gioca con il Pescara. Con il numero 9 un altro grande del passato, Blokhin, dell'Unione Sovietica, gioca tuttora in Austria con lo Steyr. Poi con il numero 10 Michel Platini, francese, inutile sottolinearlo, e con il numero 11 Mario Kempe, argentino, che fu uno dei protagonisti del primo titolo mondiale vinto dall'Argentina. Anche in quell'occasione, vero Nando, fosti tu a raccontare le gesta, sì, di Kempe e dei compagni. Sì, che cominciò terribilmente male quel mondiale per noi, perché dopo 25 secondi eravamo già sotto di un gol, e poi invece facciamo quelle belle girone finale. Io penso che sia opportuno ricordare anche due grandi nomi di quel pomeriggio madrileno. Innanzitutto quello di Berzot, che oggi non è presente qui, ma che naturalmente era l'artefice di quella squadra e di quel risultato. E poi Antonioni, che non è dei nostri oggi e lo sarebbe stato, ma una lieta ricorrenza in famiglia, è diventato papà e quindi è rimasto a casa. Vi devo dire anche il nome dell'arbitro, e questo penso che Bruno Pizzul lasci dire a me, perché è ancora uno dei miei tempi, ed è Michelotti. Sì, il clima chiaramente è quello della scampagnata, dell'incontro tra amici, è un clima gradevolmente amichevole, ma un clima che forse si respirerebbe volentieri anche in occasione delle gare vere di campionato. Io penso che il calcio ritrovi le sue origini in queste partite, perché sicuramente è nato nei colleges inglesi più di un secolo fa come divertimento, distensione, come ricreazione. E poi invece i tornei ufficiali, i grandi interessi che sono nati intorno al calcio lo hanno reso ovviamente più popolare, ma probabilmente lo hanno anche denaturalizzato. Sicuramente si vedrebbe volentieri proprio un ritorno alle origini del calcio e dello sport in generale, calcio e sport che modernamente sono contaminati da tanti interessi extratecnici che finiscono molto spesso proprio per snaturarne quelle che sono le filosofie originarie. Vediamo intanto che vengono presentati un po' all'americana anche i giocatori del resto del mondo, giocatori che hanno fatto la storia del recente passato. Vedete una maglia molto suggestiva, viene presentato ora Ruud Krol, grande giocatore olandese che militò anche nel Napoli, ed ecco Leo Junior, un Leo Junior che tuttora sta giocando molto molto bene nelle file del Pescara. Ed ecco Tarantini, altro campione del mondo con l'Argentina. Mario Kempes,
Kempes fu il bomber del mondiale d'Argentina. La volta ora di Oleg Blokhin, che proprio nel clima rinnovato del calcio sovietico ha avuto l'opportunità, come alcuni suoi colleghi, di emigrare, di venire a giocare nell'Europa occidentale. Sta giocando in Austria. Questo che avete visto sfilare è un altro giocatore molto noto agli appassionati di calcio. Si tratta di Juanito, che più di qualche dispiacere ci ha dato con la maglia del Real Madrid nelle coppe. Grandi applausi per Paolo Roberto Falcao. 85 presenze con la maglia della nazionale polacca. Si conservano bene, vero Nando? Ma ti dirò, almeno per il momento l'ingresso in campo è fatto come qualche anno fa. C'è così qualche filetto di più, ma... Ecco, Zibi applauditissimo. Il filetto di più lo vedremo forse soprattutto in Michel Platini, che ha un accenno di pancetta. Io ricordo la prima volta che vidi giocare Boniek, la prima volta che comparì nei teleschermi italiani, fu una partita celebrativa come questa, giocata in Sud America, selezionati da Blair Zott, giocarono appunto rappresentanti di tutto il resto del mondo, e fu la prima volta che Boniek ricevette gli applausi che adesso sentite sono rivolti a Michel Platini. Per lui ci sono anche degli striscioni: grazie per quello che hai fatto per noi, per quello che ci hai fatto vedere. Michel Platini, che ha segnato un'epoca del nostro campionato e sarà il capitano della squadra del resto del mondo. Il clima che vige sul campo, e che è quello che vi descriveva prima Pizzul, è stato visto nel raduno comune. Le due squadre sono state radunate nello stesso albergo, hanno ieri sera cenato insieme e hanno creato veramente quello che dovrebbe essere il clima dello sport, e che, diciamo purtroppo, ma vorrei dire inevitabilmente, le vie che segue il calcio hanno distrutto. A sottolineare il clima amichevole e cameratesco che prelude a questo incontro, c'è anche il fatto abbastanza curioso che Tacconi fa da secondo portiere sia a Galli sia a Pfaff. In pratica, nell'eventualità in cui si dovesse infortunare Galli, che non giocò in Spagna, ricordiamolo, allora il portiere era Zoff, che attualmente è in panchina. Poi Bordon. E poi Bordon, sì. Oppure Pfaff, e Tacconi entrerebbe al loro posto. Quindi Tacconi, anche al momento della presentazione delle squadre, si è opportunamente sistemato in mezzo ai due schieramenti, proprio a sottolineare questa sua compartecipazione. E se si dovesse andare ai rigori, Tacconi potrebbe tirarli contro tutte e due le porte. Ah, sicuramente. Peccato che non c'è il pubblico delle grandi occasioni, ma la giornata piuttosto fredda, il ponte festivo, il fatto che a Torino in 5 giorni ci sono state 2 grandi partite con il Bilbao e con il Milan hanno un po' tenuto lontano il grande pubblico. E d'altronde anche questo è un riflesso un po', no, dell'abitudine al calcio fin troppo esasperato, al calcio moderno, per cui se non c'è l'importanza del risultato molto spesso la partecipazione è annacquata o si riferisce esclusivamente così ad una partecipazione più che emotiva di simpatia. E malgrado la presenza di nomi così prestigiosi in campo, e chiaramente questo è un incontro che si può gustare forse meglio in televisione. Sì, direi che sono presenti circa 5-6 mila spettatori, forse qualcosa di più. D'altronde Torino è considerata una città abbastanza tiepida, abbastanza fredda, no? Il fatto stesso forse che vengano festeggiati quest'oggi, come abbiamo detto in apertura, i giocatori della Juventus, magari ha indotto, vista la fiera rivalità che c'è tra i due club cittadini, quelli del Torino, a starsene a casa. Probabile anche questo motivo. Bene, ora tutto è pronto e c'è l'ingresso in campo, dopo quello all'americana, all'europea. E vedete la terna arbitrale guidata da Alberto Michelotti, che va a raggiungere il centrocampo. Vi ripeto le formazioni del resto del mondo: numero 1 Pfaff, numero 2 Tarantini, numero 3 Breitner, numero 4 Karl-Heinz Förster, numero 5 Falcao, numero 6 Pezzai, numero 7 Boniek, numero 8 Junior, numero 9 Blokhin, numero 10 Platini e numero 11 Kempe.
sono in panchina Bernd Forster, tedesco, Kroll, olandese e Juanito, spagnolo. E sognando di essere ancora a Madrid, vi ripeto io la formazione della squadra italiana, campione del mondo di quell'occasione, vi dico anche i numeri, con il numero 1 Galli, Gentile al numero 6, Cabrini al numero 4, Oriali il 13, Collovati 5, Scirea 7, Conti 16, Tardelli 14, Rossi 20, Causio 15, Graziani 19, sono i numeri che indossavano quel giorno nella competizione mondiale vinta a Madrid. In panchina per noi ci sono Bergomi, Marini, Altobelli e naturalmente Tacconi, che metà nella panchina italiana e metà nella panchina del resto del mondo. Sulla nostra panchina c'è anche Zoff, che allora era in porta. Zoff funge praticamente da allenatore, ormai ha cominciato una nuova carriera, direi molto bene. Ma molti hanno iniziato la nuova carriera rimanendo anche nello sport. Adesso mi ricordo Causio, che è vicepresidente della Triestina. Poi ci sono Tardelli, che ha iniziato una stagione purtroppo non molto felice in Svizzera. Graziani, che è ancora tra i quadri dell'Arezzo. Paolo Rossi, che adesso ha la palla e la mette al centro. No, Paolo Rossi ha abbandonato completamente il mondo del calcio, fa l'impresario in una ditta di pubblicità, l'impresario edile. Bene, tutto è pronto per il calcio d'avvio, che sarà dato dai nostri, vedete, Michelotti, anch'egli ovviamente sorridente. In genere queste partite offrono scampoli di bel gioco, anche perché naturalmente non c'è la schiavitù del risultato da ottenere a tutti i costi. E anche con i gol, speriamo di vedere. Speriamo di vedere tanti gol. Ecco Tardelli, Rossi. Ancora Tardelli. Conti. Gentile. Collovati. Collovati è tuttora in attività con la Roma. Il ritmo naturalmente è piuttosto blando. Sì, per questo, in questo momento sì. Parte il traversone di Cabrini, ribattuto, è pronto Graziani. La palla ancora per Cabrini, che mette in mezzo e svirgola Tardelli. Ripartono con la loro prima iniziativa, quelli del resto del mondo, proprio con Boniek, che entra in contatto con il suo antico amico Gentile, che lo ferma. Gentile. E oggi Gentile non ha né Maradona né Zico da controllare. E fu uno dei nostri punti di forza, anche se fare delle graduatorie di merito per quell'epopea non è davvero... No, anche perché consentì a Tardelli di assumere una posizione più avanzata e quindi a favorire anche i gol di Rossi in quel girone di Barcellona. Ecco blocchi in innanzitutto. Falcao, Tarantini, Kempe, Tarantini, combinano ancora i due argentini. Falcao, Junior, Boniek. Fa una certa impressione citare tanti così grossi nomi contemporaneamente. Indubbiamente l'emozione di quel giorno a Madrid era ben diversa, però. Beh, direi per te che hai raccontato quell'impresa. Sì, anche perché uscivamo da quel girone eliminatorio di Vigo che era stato a ragione molto criticato. Sì, in effetti l'impresa e la vittoria fu tanto più gradita proprio perché ebbe come preludio quelle tre partite chiacchieratissime, no, di Vigo, e poi tutto sommato finì per diventare l'eroe di quel mondiale proprio Paolo Rossi, che aveva giocato francamente malissimo le prime tre partite. Era stato perfino sostituito in una, proprio da Causio. Tanto ha toccato Junior, sulla palla è Oriali che sbaglia il tocco favorendo ancora Blokin. Va a sovrapporsi Boniek, Blokin tenta la conclusione da fuori, il tiro è sbagliato. Si gioca da 3 minuti nel corso del primo tempo, il risultato è di 0-0 con Cabrini in possesso di palla. A proposito di Cabrini, c'era stato un interessamento del Pescara in questi giorni, ma pare che quantunque sia stato lusingato dell'offerta, lo stesso Cabrini l'abbia declinata. Sì, anche con molto dispiacere, ma ha preferito vivere qui dove ha interessi non soltanto
tecnici ma anche affettivi. Intanto è Oriali che dà a Causio, Tardelli, parte il lancio verso Gentile che non riesce a controllare prima che la palla termini in fallo laterale, si continua a giocare con molta tranquillità, blocking Paolo Roberto Falcao, con l'esterno a cercare Platini, sempre molto appropriato il palleggio, Förster che dà a Pezzai, il quale ha girato su Tarantini, da questi a Junior, Falcao. Ricordiamo il gol di Falcao proprio contro di noi a Barcellona, che fu il secondo pareggio del Brasile prima del terzo gol di Paolo Rossi. Tanto proprio Rossi ha messo in movimento Conti, il quale va al cross, dalla parte opposta è Cabrini che rincorre il pallone, ma nonostante l'impegno non lo può trattenere in campo. Ecco Nando, sempre nella mozione dei ricordi, ovviamente il valore della partita finale, quella che ci regalò il titolo mondiale del tutto particolare, ma anche le gare contro Argentina e Brasile, no? Furono straordinariamente intense sotto il profilo emotivo. Sì, io credo che l'Italia cambiò passo proprio con quelle due partite, quando fu ammessa al girone di Barcellona. D'altra parte non aveva niente da perdere, perché doveva giocare contro Argentina e Brasile, che praticamente erano i campioni uscenti e i probabili campioni entranti. E quando una squadra di calcio non ha niente da perdere, credo che riesce a esprimere le migliori cose. Intanto abbiamo visto una iniziativa di Causio, la palla è per Rossi, colpo di tacco di Rossi a cercare il vizio di Graziani, ma è Pfaff che si impadronisce del pallone. In una partita vera queste cose non le vedremo mai. Ah, sicuramente, ma tra l'altro, tornando sempre alla Spagna, no? Ci sono state queste due partite eccezionali contro Argentina e contro Brasile, che come giustamente sottolineavi tu, costituivano il meglio del calcio dell'immediato passato e il calcio che probabilmente nel pronostico generale sarebbe diventato campione del mondo, e si dimentica la semifinale con la Polonia, che fu pure una partita ottimamente giocata dai nostri. E malgrado l'assenza di Boniek, che la Polonia costituì un ostacolo temibilissimo per noi. Ricordo ancora il secondo gol di Rossi con quel traversone effettuato da Bruno Conti, con quel pallone che disegnava veramente in aria una traiettoria, sembrava una stella cadente proprio sulla testa di Rossi. E Rossi molto serenamente, molto nobilmente disse, beh, era un pallone, c'era scritto soltanto spingere dentro. Eccolo Rossi. C'è il cross di Cabrini, era in fuorigioco, sì. Ecco Breitner, che ci diede anche lui un bel dispiacere, rallentando un po' la gioia, perché sì, era 10 minuti dalla fine, però dal 3-0 al 3-1 sembrava cambiato tutto. Speriamo. Ricordiamo anche il presidente Pertini di allora, che fece per noi un accanito e autorevole tifo. Fu uno straordinario interprete anche televisivo, no? Sì. Tant'è che le telecamere... Noi non lo vedevamo perché... Intanto abbiamo visto che è stato costretto all'uscita Giovanni Galli su blocking a determinare il primo corner. Sbuccia Cabrini, la palla è recuperata da Falcao, data a Junior, intercettano ancora i nostri Causio. Poi erano molto pimpanti, forse più determinati, più pronti fisicamente i giocatori del resto del mondo. Sì. Ma ce ne sono di più in attività ancora, tra di loro. Vediamo Platini, Kempes, Pezzai si era inserito ma è stato bloccato, è rinforzato il centrocampo. Guarda quanti minuti sono passati, è la prima punizione fischiata da Michelotti. Sì, sono passati 7 minuti e mezzo, ovviamente. Non credo che 7 minuti senza calcio di punizione possano esistere, perlomeno nel campionato italiano. Bello il lancio di Kempes verso Tarantini, che si inserisce in avanti, il lancio su Blochin, Scirea lo va a chiudere. Anche Scirea fu uno degli artefici, tutti lo furono. Adesso io ricordo che dopo la vittoria li nominai tutti e ne dimenticai uno, e mi è lieta l'occasione per chiedergli scusa ancora una volta. Nominai tutti i giocatori della Rosa e dimenticai Collovati.
Pezzai intanto in ottima azione difensiva, la palla è per Falcao. Kempes, Breitner. Breitner è ancora in attività, e si dice che abbia anche così una speranza di venire a giocare nel nostro campionato. Sì. Ottima intanto questa azione. Tentano il triangolo come ai vecchi tempi, proprio Boniek e Platini. Come ai vecchi tempi, Gentile è entrato con precisione, proprio una scelta di precisione. Vediamo questo contropiede. Il lancio di Causi è stato fermato da Junior. Ancora Platini, saltato con Lovati, ma il passaggio indietro di Kempes, blocking Junior, Pezzai, Tarantino. E ci sanno fare, si vede subito, anche se il clima naturalmente, come ripetutamente sottolineato, è quello delle amichevoli, il ritmo è molto blando, però ci sono dei tocchi morbidi che veramente lasciano intendere come stiamo vedendo all'opera dei grandi campioni del recente passato. È proprio il ritmo blando che mette in luce la preziosità del tocco di palla. Vediamo un po' Falcao, rilancia subito in avanti, si era liberato Junior ma un po' più sulla sinistra. L'intesa fra i brasiliani, Junior e Falcao, non si è chiusa. Ecco, vediamo Graziani. Cabrini, ricordate il calcio di rigore sbagliato che ci mise addosso una preoccupazione? Ecco, Tardelli, Conti. Apertura ancora per Cabrini. Sulla ribattuta di Karl-Heinz Förster, salvato Karl-Heinz Förster, mi sembrava di vedere Pfaff non in grado di opporsi al tiro di Cabrini. Sì, anche perché era abbondantemente fuori. Kempe ancora non si chiude il triangolo, nemmeno questo sudamericano argentino brasiliano con Junior a Kempes. Cabrini, Causio. Graziani, Tardelli. Si è liberato Gentile sulla destra, salta Breitner servendo Rossi, Rossi, fatidico numero 20 di allora, Rossi, il cross lungo di Gentile e avete visto Tarantini mettere in calcio d'angolo, anche per il resto del mondo c'è un provocato un calcio d'angolo che sta per battere Causio dalla lunetta. Siamo 0-0. E sono trascorsi 11 minuti. Viene in avanti con Lovati, ottimo colpitore di testa, anzi fa cenno di ricevere la palla, invece Tarantini la mette di testa fuori. Platini ha commesso fallo, Platini, nei confronti di Cabrini. E Platini è stato un interprete estremamente disinvolto, no? Capace di drammatizzare anche quando giocava il calcio vero, ovviamente in queste partite si trova pienamente a proprio agio. Ed è stato imitato da Tacconi nella squadra, in maniera che forse abbiamo lodato poco. Sempre molto elegante Pezzai, giocatore tra l'altro dotato di una struttura fisica notevole, vi ho detto che gioca tuttora in Austria dopo aver militato a lungo nella Bundesliga in Germania. Anche Förster è tuttora in attività, gioca in Francia. Ecco, Kempe. Leo Junior. Latini, molto bello. Non era ovviamente un tiro, era il passaggio di ritorno per chiudere il triangolo. Oh, vediamo, Blochin. Vediamo Blochin. Questo fa sul serio, Sì. Anche Tardelli però. È riuscito a mettere al centro un bel pallone, lo controlla con Lovati e poi Galli. Ancora una propulsione di Cabrini, poi Causio. Troppo alta per Graziani, comunque Breitner va ad evitare il faro laterale. Ecco, uno dei motivi di imbarazzo che incontrano i giocatori subito dopo aver smesso l'attività è che spesso sono fuori tempo, perché sono portati con l'occhio a misurare le traiettorie del pallone così come quando erano nella pienezza dei propri mezzi fisici. Cioè il cervello è sempre quello, ma i muscoli dicono di no. Però comunque anche sul piano atletico mi sembra di vedere ottimi
complimenti, non vedo pancette, capelli grigi tipo da Scapoli Amogliani. Non è partita vera per i due punti, però le geometrie vengono rispettate. Guarda, bel cross di Junior, molto bello, leggermente alto per Boniek, che poi si spinge con Conti, e calcio di punizione per i nostri, diciamo, per i campioni del mondo. Diciamolo anche in chiave augurale, perché abbiamo Italia 90 alle porte e si sa che quantunque la squadra di Vicini abbia dei problemini resta tra le favorite di questa competizione. Beh, Bruno, qui c'è una staffetta, Carosio riuscì a gridare campioni del mondo, io ci sono riuscito, adesso tocca a te. Adesso dovrebbe toccare a me, speriamo bene. Palla intanto deviata in calcio d'angolo da Karl-Heinz Förster, del secondo tiro della bandierina a favore dei campioni del mondo di Spagna. Va a batterlo Franco Causio su Gentile, ancora Causio, ancora estremamente raffinato, vedete la morbidezza del suo tocco, e Paolo Rossi in mezzo all'area ha commesso una irregolarità ravvisata da Michelotti. Michelotti è pienamente all'altezza della situazione, lo vediamo con piacere calcare ancora i campi verdi. E come corre, guarda, sta sempre vicino alla palla. Ah sì, beh, d'altronde tiene alto il soprannome che aveva, no? I suoi amici un po' beffardamente lo chiamavano il Daino della Valpadana. Lui è stato sempre di fisico piuttosto robusto, e per sottolinearne l'incedere non proprio leggerissimo l'avevano soprannominato il Daino della Valpadana. Parte intanto Franco Causio, la palla è per Tardelli, continuano ancora, parte un nuovo traversone e c'è una finta di Colavati, il quale fa segno che Kempes ha chiamato la palla, apposta non è intervenuto, pensava, ha scambiato il dialetto lombardo di Cabrini per quello argentino, e allora via bene Platini, ed è tornato a chiudere molto bene su di lui Cabrini. Avete visto il gesto affettuoso, sì, poi tra i due. Ecco intanto Didi Boniek, De Conti che torna, Conti ora utilissimo la Roma, basta pensare ai due preziosi gol che ha segnato nell'ultima sfortunata partita della Roma a Belgrado in Coppa con il Partizan. Sempre Conti, Tardelli. Ho sempre davanti agli occhi la rincorsa felice di Tardelli dopo aver segnato il suo gol, con quell'urlo. Rossi, Conti. Ci ha messo una pezza a Tarantino. Kempes, di qua c'è un po' di vuoto, Junior, Blochin, Breitner, Junior, colpo di testa di Gentile, ancora Breitner, Blochin, Junior, Blochin, perfetto il velo di Junior, stretto Kempes, Junior, tiro di Junior, alto. Beh, ha rotto finalmente gli indugi, è il primo tiro in porta, eh? Sì, il clima amichevole che, come sottolineavi adeguatamente già da un paio di giorni, si è instaurato tra questi giocatori, si sta rivelando tale anche sul campo di gioco. Tra l'altro è da sottolineare che parecchi di questi elementi, dell'una squadra e dell'altra, venerdì scorso hanno giocato a New York un'altra partita del genere, con la quale negli Stati Uniti si intendeva rilanciare il soccer in vista del mondiale che gli Stati Uniti organizzeranno nel 94. Non so se vi giungono, ma ci sono stati applausi per Boniek, che ha avuto una progressione sulla destra veramente bella, contrastato da Collovati, per chiudere al cross si è allungato un po' troppo la palla, l'ha portata sul fondo. Tardelli, Oriali, Causio, si fa vedere Cabrini, subito il suo cross, ha messo fuori aria Karl-Heinz Förster, poi manovra bene Falcao alla sua maniera, Kempes.
Ecco, Kempes che lancia verso Platini. Si è fermato, lui pensava di essere in fuorigioco, invece mi pare che non gliel'avessero segnalato. Ed ecco Causio che lancia Graziani. Graziani è diventato Pezzai. Proprio Pezzai devia il pallone di quel tanto che consente la comoda uscita a Jean-Marie Pfaff, altro pazzerellone del calcio, è un portiere che molto spesso si lascia andare ad atteggiamenti clowneschi, molto bravo peraltro. Intanto è Falcao che con l'esterno dà a Tarantino. Kempes, Lokin, Kempes, Lokin, Junior. Comunque si vede che Junior è ancora in attività nel Pescara. Sta coprendo una zona del campo enorme, guarda, lo trovi nella propria metà campo, sempre in avanti. Poi Junior è uno che veramente il calcio, come molti brasiliani, ce l'ha nel sangue, riesce sempre a divertirsi. Intanto c'è questa bella conclusione che prende direttamente sul campo. E si scalda anche il pubblico, senti gli applausi, che il pubblico che finora aveva assistito un po' tranquillamente, anche se divertito, alla partita. Causio porta in avanti ancora un pallone. Si è intanto andato, non dico riempiendo, ma c'è un pubblico adesso abbastanza numeroso, direi sulle 15.000 persone. Mentre osserviamo Boniek in azione, ecco la sua caratteristica andatura, dai in mezzo a cercare ancora l'amicone Platini nel leggero contrattempo. Platini è uno che gioca ancora molte partite, perché gioca con tutti, gioca in queste gare, gioca con gli amici. Ricordo anche ai recenti europei di Germania, era lui che organizzava delle partitelle così tra amici, proprio perché sa interpretare il calcio proprio come gioco, indipendentemente dal risultato e dall'importanza della partita. D'altra parte deve essere proprio difficile per giocatori di questo livello. Ah sì, attenzione, Graziani. Riesce a tirare alto, qui non era molto facile, sbagliare. D'altra parte ha trovato una coordinazione difficile. Sì. Ecco che rivediamo. Beh, stava per intervenire Brighton, ha dovuto accelerare. È stato anche bravo a piegare il corpo nel tentativo di tenere basso il pallone, non però a sufficienza. Ecco Tarantino. Junior. Zibi Boniek. Blocking, la finta. Platini, splendida intesa. Pallonetto e gol. Molto bello, molto bello di Blocking. Molto bello, molto grande bello. Azione. Anche l'azione, sì. Blocking va a ringraziare Platini, ecco che rivediamo Platini, vedete, questo è proprio genio istintivo, il triangolo tra i pallonetto. E Galli che non può nemmeno abbozzare la parata. D'altra parte, se fosse uscito sui piedi avrebbe tirato in un altro modo. Chissà se tra i tanti applausi torinesi Blocking avrà quelli di Zavaro. Sicuramente i due si saranno anche salutati, anche se Blokin, a quanto si mormorava, non è che fosse popolarissimo tra i suoi compagni di nazionale, però i due sono stati anche a lungo compagni di vediamo la risposta. Rossi, cross di Rossi, ancora Graziani, ed è stato Junior elegantissimo a fermare, mettere la palla fuori aria. Boniek, Platini, più arretrato Blokin che riceve. Adesso Blocking aveva visto Galli che stava uscendo dalla porta e ha tentato di beffarlo con un pallonetto troppo lungo. Gli era andato bene quello prima, adesso ha presunto un po'. Oriali, grande lottatore in quelle partite finali, quelle cinque partite dopo che uscimmo finalmente da Vigo, che veramente fanno parte della storia della nazionale italiana. Collovati, Gentile, Conti si fa vedere, riceve, scatta Conti, la palla è molto lunga, l'ha tenuta in campo, ha davanti a sé Pezzai e non riesce a chiudere per il cross.
Causi ha lasciato indietro a Gentile. Il compito del cross è affidato a Causio. Causio cerca l'azione in penetrazione, ma viene chiuso. E ripartono i bianchi del resto del mondo. Abbiamo visto Kempes, Tarantini, Karl-Heinz Förster, che ripete il duello, che per lui non è che fu molto fortunato, di Madrid con Rossi. Ecco, si porta in avanti, stretto da Collovati, che lo chiude in fallo laterale. E appaiono fisicamente più freschi, più pimpanti i giocatori del resto del mondo. Palla intanto per Kempe. Fermato da Cabrini. C'era stato forse un fallo, sì, di Oriali. Conti, Rossi. In altri tempi lo scatto di Pablito magari sarebbe stato più in verticale. Sì, il fallo è nostro perché Gentile ha saltato Breitner, ma Breitner aveva toccato. Rimessa in gioco di Gentile verso Rossi. Aiutalo! Rossi e Breitner. Sarebbe stato corner, il colpo di tacco di Breitner l'ha evitato, di Tarantini, e adesso è Breitner e Kempes. E si concedono anche preziosismi stilistici. Vediamo Boniek. Invita Platini a una lunga rincorsa. Platini probabilmente la manderà a quel paese, perché effettivamente non è mai stato uno scattista ed è uno che non ha mai amato il calcio faticoso. Da notare che questa azione di Boniek è stata effettuata sulla sinistra. È utile ricordare che Boniek ha cominciato la sua carriera come ala sinistra. Intanto c'è una posizione irregolare di Graziani, calcio di punizione già battuto con Junior che dà Falcao, sempre elegantissimo in campo Falcao. Kempes, Breitner, ecco Tarantino, Lochin. Breitner, ancora Tarantini. Intercetta Graziani, c'è la possibilità del contropiede per gli azzurri, ma Pezzai anticipa Causio, poi la finta di Causio sul lancio di Oriali, palla per Bruno Conti, ora per Gentile. Conti, Falcao lo anticipa netto e poi lancia. Perché lo conosce bene, Boniek. Sono stati i campioni d'Italia tutti e due. Graziani accompagna Scirea sulla sinistra, ecco servito il libero, palla fuori per Causio, finta di Causio, traversone, Conti, tocco di prima, arriva Karl-Heinz Förster ad anticipare ancora Graziani. È in panchina anche l'altro Förster, il fratello di Karl-Heinz Bern. Vediamo il tocco di Conti e l'anticipo su Graziani di Förster per un nuovo calcio d'angolo a favore dei campioni del mondo dell'82. Che va a tirare Bruno Conti in lunetta. Gentile, suo il cross. Colpo di testa di Kempes in posizione difensiva, poi di Förster. La palla rimane però ai nostri, Collovati. Buono il suo dribbling, Tardelli, perfetto Tardelli, apertura sulla destra per Paolo Rossi. Allora si è perso il momento, inutile, riesce comunque a mettere al centro il pallone, colpo di testa. È stato Conti a colpire di testa, e Faf a mettere in mano. La parata di Faf è stata vera, non era facile, vedete, colpo di testa, eh sì, bella parata di Faf. I nostri comunque collezionano calci d'angolo anche se perdono 1-0 in Tardelli in acrobazia di testa. Buona ancora l'uscita del portiere belga. Ecco Platini. Ha restituito il lancio lungo a Boniek. Il quale però è un corridore più istintivo, più naturale, va volentieri alle galoppate lunghe.
era però in offside, mentre osserviamo ancora Gentile, scatta Conti, ecco il suggerimento, la palla è buona, palla verso Graziani, e c'è un doppio rimpallo e un nuovo calcio d'angolo. E i giocatori tuttora in attività si vedono immediatamente proprio per la freschezza della corsa. Che è riuscito a raggiungere un pallone molto lungo, intanto è Graziani che batte dalla bandierina. Ma tutti hanno preso gusto un po' al ritmo, si sono scaldati. Graziani, palla ancora in area, Förster la mette fuori. Esperto Causio. Bravo, Causio, su blocking, Conti, Gentile. Il passaggio di ritorno è troppo lungo, mentre si è rialzato Blochin, che era stato colpito involontariamente da Causio, i due si sono abbracciati affettuosamente, non inquadrati. Palla ora a Kempes, Breitner, Kempes, verso Oriali, battuto da Oriali. Ecco Junior. Blochin, Junior, Boniek. Si incrocia con Junior, va in mezzo a Blochin, bella palla per Kempes, il cui tiro è deviato in angolo da Galli. Sono molto incisivi e ficcanti i giocatori del resto del mondo. Rivediamo la conclusione con il sinistro di Mario Kempe, argentino, che Giovanni Galli, portiere del Milan, mette fuori. Breitner intanto ha effettuato il traversone, ha ribattuto, insistono ancora i giocatori del resto del mondo, ancora Kempes, tocca verso Blochin, Platini, credo che questo tira va di fatti a calibrare una parabola molto tagliata sulla quale è bravo Giovanni Galli a respingere. Bel tiro di Platini, rivediamo. E Platini ama dire che era facilitato nelle sue battute dai piedi a papera che ha, no? In effetti anche in questo caso ha colpito dando un effetto molto molto notevole con l'interno del piede alla pallone. Fuori gioco intanto di Graziani. Abbiamo superato la mezz'ora di gioco nel corso del primo tempo, il risultato è di 1-0 a favore del resto del mondo, in quarto del gol segnato da Blochin al 21esimo del primo tempo. Junior, Boniek, Kempes, Boniek, Falcao, costretto un po' a scattare, sulla traversone alto per tutti, viene a recuperarlo Causio. Questo è l'intervento astuto di Gentile, no? Che è saltato di testa anche se non aveva alcuna probabilità di raggiungere la palla. Ora adesso però che siamo un po' scoperti all'indietro, Platini, lancio verso Falcao che non ricorda. Ecco, Galli ha tenuto la palla in campo, Cabrini, Oriali, Rossi, Conti, Bede Graziani, l'allungo era per Tardelli anticipato. E qui siamo 4 contro 3. Platini non aggancia ma alle spalle spunta Breitner e la palla rimane al resto del mondo. Bellissimo Platini, Falcao. Vai. E fuori gioco di Falcao. Gioco, ma tutto molto bello. Prima ancora del fischio dell'arbitro è stato proprio Falcao ad alzare i bracci dicendo sì sì guardate che sono in fuorigioco. Graziani, Conti, Tardelli, gran combattente, applauditissimo, effettua un lancio che finisce per colpire Rossi e la palla carambola al fondo campo. È straordinario il numero di giocatori in campo che hanno militato o con la Juventus o con il Torino che sono oggi sul terreno di gioco. Eh sì, ce ne sono parecchi, difatti il pubblico sì. Dimostra di essere grato a loro. Evidentemente l'invito era stato rivolto anche ad altri, ma è stato accettato con maggiore entusiasmo proprio da giocatori che ritornavano
sul campo dove avevano giocato in una stagione più verde. Ecco, anche Falcao, sogno proibito, no? Si dice anche della splendido Juve. Il lancio, Boniek, cross di Boniek, colpo di testa di Blochin che praticamente che, ha tolto la palla a Junior, era sicuramente meglio piazzato di lui. Ecco che rivediamo Zibi che mette in mezzo e vedete che Junior sarebbe stato nelle condizioni di battere a rete molto opportunamente. Blochin non l'ha visto, è andato allo stacco aereo. Ecco Rossi, Breitner ha fermato il suo lancio, ancora Rossi, Tardelli, sta giocando molto bene Tardelli, poi lo anticipa Kente, Platini, forse ha restituito un pallone molto lungo al suo amico Boniek per farlo correre come prima il polacco aveva fatto con lui. Conti, Tardelli, Conti, cambia gioco a cercare Cabrini, di prima il passaggio per Oriali, ancora Cabrini, parte il cross alto per Rossi e c'è ancora una deviazione in calcio d'angolo di Pezzai. Conti, Cabrini, bella la conclusione. Grandi applausi anche per il sorridente Cabrini. Tra l'altro molti di questi giocatori sono stati esemplari, oltre che per bravura calcistica, anche per correttezza, per simpatia, per signorilità. Quasi sempre la vera classe comprende tutte queste doti. Avete visto un duetto simpatico tra Boniek e Cabrini che si sono scambiati il pallone volontariamente come se giocassero ancora nella stessa squadra. Vediamo la proiezione di Oriali, Graziani l'ha seguito ma la deviazione di Tarantini, di Kempes, anzi posizione difensiva, ha messo in palo laterale, squadra messa in gioco, Cabrini, Causio sulla destra va Gentile, cross arretrato di Gentile, la stop è stato di Oriali, Conti. Che bello il tocco di Conti in profondità verso Oriali che termina a terra, toccato forse da Forster, ma naturalmente non interviene Michelotti. Il risultato è sempre di 1-0 mentre rivediamo questa azione. Visto il contatto tra Förster, era un po' Oriali. Era indietro Oriali, però vediamo la risposta di Falcao. Platini aveva avuto una grande intuizione verso Blochin, una delle fughe di Conti era così quella che procurò il terzo gol a Madrid di Altobelli. Platini anche lui prova il pallonetto, mentre Falcao, che era smarcato sulla destra, si è un po' lamentato per non essere stato servito. Certo è che nell'ansia di chiamiamola così, di recuperare il pareggio, i nostri si scoprono e molto spesso i giocatori del resto del mondo sono in condizione di superiorità numerica rispetto ai nostri difensori. Vedete, spingono molto, ecco una iniziativa di Oriali, parte il traversone da quest'altra parte, ribatte Breitner, intercetta Tardelli, poi c'è Blochin, quindi Junior, vedete il suo raffinato lavoro, poi evita di attaccarlo Oriali, la palla è ancora Junior, intervento d'anticipo di Colovati che poi va a suggerire il triangolo al compagno di club Conti, triangolo che non si chiude. Tarantini, Kente, Junior. È difficile stabilire una graduatoria di valore, ma mi pare che Junior stia giocando un livello un po' superiore a tutti. Sì,
per quantità ma anche per qualità. Ecco Kempes fermato. Cirea voleva fare il tunnel ma Cirea lo ha chiuso. Tardelli, Cirea, sembra la Juventus dei bei tempi. Conti, scatta Rossi, non è lo scatto di allora ma riesce ugualmente a raggiungere la palla, chiamato Tardelli, e c'è uno splendido anticipo di Förster. E Rossi anche nel momento in cui è lanciato denuncia vistosamente i suoi Boniek. 2 dribbling su Collovati, poi spara sull'esterno della rete. Vorrebbe il corner, non glielo danno e non se la prende più di tanto. Siamo al 39esimo del primo tempo, risultato di 1-0 in questa partita del Comunale di Torino tra i campioni del mondo d'Italia 92 e il resto del mondo. Il gol è stato segnato da Blokhin al 21esimo. Ora c'è Breitner in azione. Kempes, Platini, Pezzai, Junior, Falcao, Blokhin. Bello il suggerimento per Kempes, limite dell'area per Kempes, palla sul sinistro che è il piede buono, ribattuto da Tardelli il tiro, l'aggancio è di Causio. Causio che dà Conti, accanto a lui c'è Graziani, palla ancora per Causio. Gentile, Tardelli, buono il suggerimento per Graziani. Parte il traversone, c'è il colpo di tacco di Oriali sotto misura con palla che scavalca la traversa, ecco vedete il traversone di Graziani e Oriali che si vede scavalcato dal pallone e tenta in qualche modo di batterla verso rete, colpisce di tacco ma la mira non è precisa. Ora Nando, io ti lascio per un attimo solo, guadagno il bordo campo, vedrò se durante l'intervallo riuscirò a fare qualche intervista con i protagonisti. Comunque siamo collegati con la cuffia. Sono gli ultimi 5 minuti del primo tempo. Il risultato è 1-0 per il resto del mondo. L'attacco azzurro di Conti che ha lanciato Tardelli. Tardelli ancora sulla destra per Conti. Il recupero molto bello di Breitner e allontana Pezzai. Colpo di testa di Collovati d'anticipo su Falcao. Stop di Causio, Causio tiro, la palla colpisce Tarantini, si ferma, recupera ancora Tardelli, fallo di Junior su Tardelli, forse è un residuo dei duelli Juventus-Torino. C'è un calcio di punizione per noi, 4 minuti dalla fine del primo tempo. Gli azzurri in svantaggio per 1-0 dopo il gol di Blokhin. Tardelli è gentile sulla destra, ecco il suo cross, colpo di testa di Graziani, molto bello e bella la risposta anche di Pfaff. Stacco, ecco rivediamo il cross di Gentile, guardate l'ottimo stacco di Graziani e anche la bella risposta impresa del portiere Pfaff. Applausi per tutti, come lo meritano tutti i 22 giocatori che finora sono stati in campo. Falcao ha la palla sulla destra, indietro per Tarantini, ancora indietro per Pezzai, è libero Breitner poco più avanti e viene raggiunto da Pezzai con questo suggerimento. Corre Blokhin insieme con Pezzai, si incrociano i due, ancora Breitner fermato da Scirea e Michelotti ravvisa un intervento irregolare di Scirea, c'è calcio di punizione contro gli azzurri, campioni del mondo dell'82. Breitner e Kempes sul pallone, Breitner, Junior chiama in avanti Platini, finta su Graziani, triangolo con Blokhin, Platini, Breitner, tiro di Breitner,
molto bello, vola Galli, non tocca la palla, gran tiro di Breitner, eccolo qui, quello che ci segnò il gol a Madrid nella finale, che ridusse il 3-0 al nostro vantaggio in 3-1. Causio, triangolo con Conti. Conti vede lontanissimo Oriali, Oriali lascia Cabrini, Oriali, Oriali, Conti, tiro di Conti, sembrava deviato, invece no, è direttamente fuori, tiro di Conti. Notate che in queste partite così amichevoli, partite da spettacolo, da esibizione, si aspetti molto a tirare. Ci sono situazioni in cui nelle partite che contano con i due punti in palio i giocatori tentano subito di concludere. Viceversa qui cercano più il dialogo, lo spettacolo, insomma, che poi è una dei motivi di esistenza del football. Graziani è andato a raccogliere un pallone nella sua difesa, Causio ne porta ancora avanti uno, grande gioco di Causio in questo primo tempo. Ecco che salta anche i suoi compagni, lancio su Rossi, 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 cross, deviazione di Pezzai, calcio d'angolo, ancora un calcio d'angolo per i nostri. È pronto Rossi a batterlo. Poi Rossi lascia il compito a Causio. Ecco Rossi che riceve. Causio, pronto il suo cross. Colpo di testa di Oriali, è alto sulla traversa. Ancora un colpo di testa di Oriali, simpaticamente punito dal portiere Paf. Blochin è l'autore del gol, l'unico gol della partita fino a questo momento, con cui la squadra del resto del mondo conduce per 1-0 sui campioni del mondo dell'82 dell'Italia. Breitner, Kempes, ed ecco la fine del primo tempo. Michelotti manda i giocatori alla pausa, risultato per quello che vale in dimostrazioni e in spettacoli di questo genere, e a vantaggio della squadra del resto del mondo, che è venuta oggi a salutare l'addio al calcio dei quattro giocatori italiani.